Bentrovati a Coldiretti Informa, questo spazio informativo dedicato appunto a questa importante associazione di categoria del mondo agricolo e in particolare ci occupiamo della provincia di Imperia. Oggi salutiamo subito i nostri ospiti che sono Gabriella Fenoggio, responsabile del CA, che poi altro non è che il centro di assistenza agricola della provincia di Imperia, benvenuta, e un saluto a Federico Allavena che invece è il delegato di Coldiretti Giovani per la provincia di Imperia ma anche per la regione Liguria. Buonasera. Benvenuto alla vena. Allora, cominciamo subito da Gabriella Fenoggio, perché in questo periodo i CA, i centri di assistenza agricola, sono impegnati soprattutto per questo PSR, piano di sviluppo rurale, gioie e dolori potremmo dire, poi ne parleremo con Federico Alavena da questo punto di vista, ma comunque il PSR c'è, i bandi ci sono, sì, è così. Stiamo lavorando, e attualmente è aperto il bando per il premio giovani, ovvero la misura 6.1, e a breve per la prima volta della programmazione aprirà il bando degli agriturismi, ovvero la misura 6.4, agriturismi e fattorie didattiche per la precisione. Quindi possibilità concrete, speriamo di poter ottenere dei sostegni per queste possibilità imprese. Concrete che però vanno valutate caso per caso, perché a differenza del passato adesso entrare a far parte del PSR è un po' più complicato, vuoi per una graduatoria, vuoi per una tipologia di presentazione a sportello che è più o meno nuova, e vuoi perché bisogna avere quindi un punteggio minimo per aderire al piano. Beh, è per questo che ci siete voi, nel senso che esatto. Il vostro servizio è proprio questo, quello di infatti, mettere a disposizione. Infatti le aziende che sono interessate vengono negli uffici, facciamo tutto un lavoro di simulazione, di consulenza, in modo tale da essere tranquilli che al momento della presentazione della pratica ci siano buone possibilità perché questa venga finanziata, insomma, che è l'obiettivo in Coldiretti, insomma, ovvero quello di fare investire le aziende, di farle crescere, di dare il maggior sostegno certo. possibile. Quindi diciamo che il centro di assistenza serve appunto a questo, oltre che a tutte le esigenze di natura fiscale, esigenze di natura contributiva, perché penso che voi forniate un servizio un po' a 360 gradi. Sì, cerchiamo di impegnarci proprio su tutto quello che compete l'azienda, e quindi sia da un punto di vista produttivo con assistenze di campo piuttosto che corsi per il patentino o corso del trattore, una consulenza fiscale mirata, e in più cerchiamo di ampliare sempre di più il servizio in base alle esigenze specifiche delle aziende. Quindi insomma, Coldiretti un po' una consulenza, abbiamo capito, a tutto campo. Federico Alavena, però voi ci mettete alla consulenza, cercate di fare tutto il possibile perché le domande siano giuste, precise, corrette, e poi arriviamo davanti a questo sistema telematico di AGEA che appunto è la parte dei dolori, perché il problema è che i bandi ci sono, abbiamo sentito da Gabriella Fenoggio che addirittura ne stanno partendo altri, alcuni sono già partiti, poi però che succede? Poi succede che nonostante ci siano dei tecnici capaci, e noi possiamo contare su queste squadre ben coordinate che cercano di portare a compimento quello che dovrebbe essere il normale operato di un bando, quindi quello che serve, dare sostegno ai giovani e alle aziende che si vogliono insediare, perché di fatto è un po' una questione anche etica, se vogliamo. Il nostro territorio ha bisogno che l'agricoltura vada avanti, che sia più sostenibile, che sia innovativa, ma che gli agricoltori si facciano carico di problemi. Allora noi ci facciamo carico di problemi di gestione anche del territorio, le frane, i cinghiali, questi sono problemi che purtroppo la Liguria ha e probabilmente avrà sempre. Noi cerchiamo di risolverli con il nostro operato, però gli strumenti che abbiamo in questo momento non ci danno tanto una mano, cioè è come avere un magaglio ma senza la punta, cioè, noi facciamo molta fatica, e sicuramente quando gli strumenti, quando le maglie di questi strumenti sono troppo chiuse, non riusciamo effettivamente a dare una mano proprio a tutti. Noi avremmo piacere che le tante domande dei giovani vadano a compimento, quindi sì, che questi bandi che vengono aperti venissero anche chiusi in maniera abbastanza veloce, perché per programmare un'azienda insomma è un'attività professionale, è una cosa molto delicata. Anche poi in molti casi si tratta di investimenti nei quali gli imprenditori devono metterci la loro parte, certo, quindi uno deve sapersi organizzare, non può vivere così, anche diciamo, nella speranza, no? Esatto, noi non chiediamo assolutamente la carità di nessuno, chiediamo che certo, gli strumenti che ci sono a sostegno delle imprese, non sono un fine, ma sono un sostegno delle imprese,
vadano proprio a dare una mano sul territorio anche alle aziende magari in posizioni più particolari e che non ci siano tanti bandi con delle schede restrittive. Questo è un primo problema che diceva prima giustamente la dottoressa Fenoggio. E un altro problema è quello che logicamente il SIAN, lo strumento diciamo, che fa un po' l'anagrafica delle aziende e della partecipazione ai bandi, non funziona. Questo è un problema a livello nazionale, è un problema che hanno tantissime regioni come la nostra, però è un problema dal quale ci dobbiamo discostare, perché anche se c'è stato un impegno forte dell'assessorato all'agricoltura, questo abbiamo visto che in questo momento non ci basta. Noi chiediamo più certezze proprio perché aprire delle aziende e restare sul territorio, non cercare di andare a fare la scelta più semplice, che sarebbe quella di Certo. andare da un'altra parte, ma restare ancorati al territorio, cercare di produrre in modo comunque sostenibile, in modo anche etico e, come dicevo prima, utile a tutta la collettività, perché noi creiamo lavoro per le nostre aziende, ma anche per l'attorno. E beh, questo deve essere sostenuto con linee chiare. Quindi è una cosa che chiediamo Questo a tutti, sistema telematico che lo aggiustino una volta che per lo aggiustino una tutte. volta per tutti, perché non è possibile essere O cambino vincolati nel sistema, no? 2017 a un sistema da ormai un anno e mezzo, 2 anni, che doveva essere Certo. pronto, e la colpa è certamente di base di questo sistema. Però chiediamo anche a tutte le strutture sul territorio, quindi la regione, ma anche per quanto riguarda alcuni permessi da parte dei comuni di attività agricole correlate, che queste pratiche vengano snellite e che i giovani imprenditori e gli imprenditori tutti nel campo dell'agricoltura abbiano delle certezze, perché senza certezze non si vive bene e non si fa mai la cosa giusta, Anche lo vediamo perché tutti noi. ci sono delle tempistiche tecniche che vanno comunque rispettate, che il PSR Certo, il PSR non spiega si ferma. molto chiaramente, quindi Chiaro. se si hanno dei ritardi poi in tutto il meccanismo, chi si fa carico di queste tempistiche ne viene meno, perché non può lavorare Certo. in tempi La consoni. colpa è del sistema, ma poi le conseguenze rischiano di pagarle gli agricoltori. Sicuramente Questo quello. è palese. Grazie a Federico Lavena, appunto delegato di Coldiretti Giovani della Regione Liguria, della provincia di Imperia in particolare, a Gabriella Fenoggio, responsabile del CAA, Centro di Assistenza Agricola di Coldiretti. Un arrivederci a presto a voi e al nostro pubblico, perché naturalmente Coldiretti Informa tornerà presto.